Bilancia questo 2015 per voi è un anno abbastanza positivo. Cominciano a tagliarsi tutte quelle cose negative che vi hanno un po' afflitto. L'amore è forse il settore un po' più tranquillo, anche perché avete trovato la vostra anima gemella o la state per trovare. Comunque vi sentite meno appesantiti dall'idea di stare soli, anche perché sta arrivando la vostra anima gemella. Gli incontri sono fortunati e vi fanno battere il cuore. Di certo avete superato il vostro periodo nero, la vostra affermazione è stata compiuta con successo, comunque i vostri obiettivi sono un po' rivitalizzati, quindi riprendete un po' vita in tutti i settori, da quello dell'amore al denaro alla salute. Non dovete spaventarvi per qualche avversità o qualche duro lavoro, quelli ci sono sempre, soprattutto per voi che siete un segno molto influenzato dagli eventi esterni. Dovete soprattutto basarvi sulla forza che avete ottenuto, anche perché l'avete ottenuta. E grazie a questa potete affrontare tutto in maniera memorabile, farvi conoscere e farvi conoscere bene per quello che siete e lasciare un bel ricordo di voi. Gli incontri in questo periodo infatti sono molto positivi. Il sestile di Giove al vostro sole vi aiuta molto. Per voi in particolare il 2015 è il riuscire a dimostrare quello che siete. Le vostre qualità, le vostre personali qualità saranno messe in risalto. Avete l'opportunità, ognuno di voi, di mostrare le proprie qualità, le proprie capacità nel migliore dei modi, e avete anche la possibilità di averne dei frutti economici. Da settembre poi arriva Saturno in Sagittario, il che è positivo per portare un po' di stabilità, soprattutto su il rapporto d'amore, in cui smettono di esserci dei litigi, incomincia a esserci un po' più di vita e voglia di vivere, il rapporto sereno arriva, anzi potrebbero anche succedere che in questo 2015 tante coppie decidono di andare a convivere o di sposarsi o di avere un figlio, comunque decisioni importanti per la coppia che sono molto ben sostenute. Per voi insomma è l'anno giusto per prendere decisioni importanti e per migliorare la vostra situazione, ne avete l'occasione e l'opportunità. Riuscite a riprendervi bene se avete avuto dei problemi di salute, ma potreste avere un pochino di difficoltà nella parte iniziale dell'anno. Questo vale sia un po' per la salute che per l'amore che per il lavoro. Ci saranno ancora qualche litigio, qualche problemino, i soldi non arriveranno subito, anche se il clima, come potrete già notare, sta migliorando. E già verso l'estate il picco del miglioramento si può incominciare a sentire. Ad autunno tutto incomincia a essere tutto più pratico e meno astratto, realizzate un po' più obiettivi lavorativi, un po' più in amore, e anche la salute ne giova, soprattutto la mente. Ritrovato il vostro ottimismo e la vostra energia, riuscirete ad affrontare ogni problema. Anche il lavoro più arduo vi sembrerà comunque un compito realizzabile. La parola d'ordine per voi questo anno? Mettete passione in tutto ciò che fate. Buon anno e buon Natale! Scorpione, buon 2015 Scorpione, per voi questo è un anno un po' duretto, ma non è per forza brutto, anzi molti problemi cominciano piano piano ad andarsene. Questo 2015 che viene è un anno un po' di transizione, tra brutto e bel tempo. Avrete affrontato 2 anni con Saturno nel vostro segno, quindi comunque tutto quello che progettavate era comunque soggetto a continue riduzioni, continui problemi. Avete avuto un po' sempre qualcuno che vi rimasse contro, insomma. Saturno incomincia a oscillare tra il vostro segno e quello del Sagittario, fino a settembre, dove si stanzia decisivamente in Sagittario. Quindi dovete solo tenere ancora un po' duro. Certamente l'influsso di Saturno si è fatto sentire soprattutto nel lavoro e nell'impegno che avete messo per le cose, quindi uscite da un 2014 tutto sommato stanchi, anche se avete un po' di orgoglio e quindi magari non lo volete dare a vedere. Avete avuto qualche problema o qualche tensione, qualche cosa che potesse fare un po' male. Inoltre il vostro pensiero era sempre soggetto a un'evoluzione un po' distorta per via che del trigono di Nettuno. Dovete quindi darvi un po' da fare ancora senza sperare in colpi di fortuna, senza sperare nella manna dal cielo, ma Scorpione, non demordere, che in questo periodo
Non si vede tanto la difficoltà né tanto la fortuna, ma quanto le tue capacità, che in questo periodo, dato che sono state comunque elaborate da Saturno, tutto quello che davate durante questi anni che avete vissuto era sotto Saturno, adesso noterete che senza qualcuno che vi rema veramente contro, tutto è più facile. Parlo un po' per la prima e seconda decade, dato che la terza decade è ancora un po' soggetta agli influssi e ci metterà un po' di più per sentire dei benefici. Comunque, state tranquilli, state per rinascere. Di certo vi sentite un po' più stanchi di tutto questo lavoro, dato che ancora vi viene richiesto, ma siete una parte importante, un punto di riferimento per molti e l'avete dato molto a vedere in questi anni. E la fortuna, comunque, anche se tarda ad arrivare, sta per arrivare. Decisamente la quadratura di Giove non fa al vostro caso in un periodo come questo, ma questo comporta semplicemente che non avrete la fortuna dalla vostra e potreste ancora sognare, ma i sogni non sono per forza una cosa negativa se avete pazienza per farli realizzare. Nel settore dell'amore, alcuni litigi possono incominciare ad attenuarsi. Il rapporto d'amore però deve basarsi su cose serie, su progetti concreti e non sogni. Il vostro amore è diventato con voi una cosa da portare rispetto e importanza, e i frutti di un vero amore si possono cogliere solo quando si ha davvero lavorato sulle cose serie. Quindi dovete lavorare molto sul rapporto. Per i single non è proprio il momento migliore della caccia. L'anno scorso, tutto il 2014, insomma, è stato il periodo delle conquiste, dei nuovi incontri, ma è ormai è finito. La parola d'ordine per voi del 2015? Il sacrificio per qualcosa che si ama è la più grande ricompensa che si possa ottenere da essa. Buon anno! Sagittario, per voi questo 2015 sarà un anno davvero fortunato. Finalmente è arrivato un periodo dove le soddisfazioni pratiche incominciano a mischiarsi insieme alla realtà. Sì, perché spesso nel 2014 le soddisfazioni arrivavano, ma erano spesso contornate da grandi problematiche, anche se sporadiche. Mentre questo 2015 è per voi un anno abbastanza sereno. Potrebbe metterci un po' ad ingranare, ma durante l'estate avrete il periodo più bello di tutti. L'inizio anno è molto avvantaggiato, soprattutto per chi è in prima decade. Il passaggio di Giove in Leone può portarvi molte opportunità, può farvi fare incontri piacevoli, stringere amicizie, in particolare l'amore. Una storia nuova, che può nascere o è nata da poco, viene, convalidata dal sentimento inizialmente, e verso il finale di settembre potrebbe essere anche consolidata in maniera ufficiale. Comunque vi sentite passionali per tutto questo periodo. È anche da dire che già da questo Natale che sta per arrivare, Saturno incomincia ad entrare nel vostro segno. Sarà un po' ballerino fino a settembre, in cui sarà decisamente per 2 anni presente nel vostro segno. E dove Saturno aiuta un pochino nelle storie di relazione, nell'impegno che uno riesce a mettere nella propria relazione d'amore, aiuta ancora di più nel denaro, dove Giove comunque un po' vi sostiene perché non solo porta il bene negli affetti e nei sentimenti, ma anche nel settore lavorativo. Potreste quindi iniziare nuovi percorsi formativi, nuovi stage, nuovi lavori, insomma, il denaro per voi tutto il 2015 incomincia a fioccare dovunque. Potreste trovare anche dei soldi dentro il cappello se ne portate. Chi non ha un lavoro invece, soprattutto se rientra nella fascia d'età tra i 18 e i 30 anni, può spedire curriculum, fare colloqui, anche perché è molto avvantaggiato, le sue capacità saranno messe in risalto anche dal suo ottimismo. Vivete un periodo non solo fortunato e ottimista, ma siete anche stimolati nel corpo e nella mente, soprattutto nella mente. Infatti, la mente è molto attiva, è molto frizzantina ed è capace anche di studi impegnativi. Quindi tutto il 2015 lo potete anche spendere per studi di un'importanza notevole. La salute non è
colpita in maniera negativa, anzi, potreste riprendervi da qualche brutto malanno o anche le crisi passeggere, ne soffrite molto di meno, l'ottimismo incomincia a farsi sentire molto più presente. A settembre sarà un mese che richiederà un po' più impegno nel riprendervi da qualche dolorino, qualche problema, anche perché Saturno porta comunque un po' di costrizione. Ma comunque nulla che vi fa veramente male, anzi qualcosa solo che vi fortifica. Sempre a settembre dovete metterci un po' più impegno e maturazione nelle relazioni, per farle maturare e farle sbocciare veramente. La parola d'ordine per voi quest'anno? Essere pronti a consolidare. Buon anno e buon Natale! 2015 per il Capricorno. Capricorno, questo 2015 che vi attende, vi vede ancora protagonisti delle difficoltà. Non siete messi male, male quanto l'anno scorso. Certamente questo non è proprio il vostro anno, ma più che essere una tortura, sarà un maturare a livello di percepire la realtà e di riuscire a lavorare. Anche da soli e senza troppe relazioni. Questo non significa che l'anno sarà senza incontri e senza anche amicizie semplici che possono nascere, ma persone importanti con cui condividere il vero e proprio affetto non sbucheranno. Qualcuno nei mesi scorsi del 2014 potrebbe anche aver dovuto affrontare una crisi affettiva, un problema di depressione o qualche scelta sbagliata che l'ha portato a una separazione. Quindi questo anno che viene sarete anche un po' più rigidi, un pochino più seri e cercherete di imparare i vostri errori per evitare di fare qualche danno in futuro. Potrebbero esserci possibili litigi e discussioni per le persone che sono in coppia, dovranno affrontare un anno con scelte importanti, dalle quali comunque sarà meglio prendere tempo e usare il tempo come migliore arma per la riflessione. Saturno vi aiuta ancora fino a settembre, quando Saturno passa in Sagittario, anche sulla salute, sebbene un occhio di riguardo ce lo dovrete sempre mettere. Non avete problemi ad affrontare un duro lavoro, ma avete problemi ad affrontare il parere di un medico. Spesso sarebbe invece più opportuno farsi anche controllare. Quest'anno comunque è meglio non intraprendere nuove strade in generale, sia nell'amore che nel denaro. Non cambiate quindi la strada da voi percorsa, pericoli in agguato, soprattutto diffidate di figure losche. Non date la vostra fiducia a tutti, cercate di imparare a gestirvela da soli. I liberi professionisti potrebbero avere un periodo un po' difficile e il lavoro potrebbe diventare un po' più pesante, ma dovete farcela anche perché parte del lavoro frutterà comunque qualcosa e riuscirete comunque a tenere qualche soldino da parte. Attenzione alle spese eccessive. Quello che non è utile va tolto. E quindi cercate di essere ottimisti e risparmiatori quest'anno, per poter far fronte a qualunque crisi eventuale. Questo anno comunque è un anno di transito, un anno di maturazione che porta comunque con sé vari regali, tra i quali l'indipendenza e la forza di responsabilità. La parola d'ordine per voi del 2015? Una buona azione verso se stessi è comunque una buona azione. Buon anno! Il 2014 è stato un anno teso, non difficile, ma teso. Il 2015 invece lo vede in ripresa. Tutto il lavoro che avete fatto, tutte le imprese, tutte le difficoltà, incominciano a dare i propri frutti. Avete rivoluzionato il vostro modo di vivere, avete avuto belle idee e adesso incominciate piano piano a coglierne i frutti. Certo, dovrete ancora aspettare un po'. Soprattutto è da dire che ci sono stati mesi difficili, soprattutto nel lavoro, dove Saturno ha colpito duramente. Ma da settembre in poi dovrebbe essere tutto più leggero. Potete quindi iniziare a riprendervi in settori come gli affetti, il lavoro, la salute, un pochino più o meno tutto. Il 2015 si presenta un pochino più stabile, anche se le coppie devono stare attente a non fare il passo più lungo della gamba per determinate decisioni. Siete comunque presi un po' dall'ottimismo. Rimandate se potete decisioni che richiedono un pochino di riflessione. Molti avranno anche potuto iniziare una nuova relazione, piena di sentimenti, di affetti, di unione vera e propria. All'inizio del 2015 potrebbero esserci un pochino di litigi e un pochino di problemi, ma che comunque sono passeggeri e già verso l'estate vedrete tutto sfumare. La salute sarà ben sostenuta, non dovreste avere grandi problemi.
L'anno scorso potreste aver avuto un pochino di problemi, se non fisici, semmai legati allo stress. Quest'anno, piano piano, l'ottimismo tornerà e con quello anche il vostro recupero di energie, che riuscite a spendere benissimo verso settembre, dove sarà il momento clou dell'anno. Non tanto per eventi, ma tanto perché vedrete il distacco tra il difficile e il facile di come si mettono le cose. Sarà tutto in salita, da fine 2015 in poi. Già ottobre, novembre e dicembre vanno a migliorarsi l'un l'altro, ma senza l'opposizione di Saturno, già da settembre noterete che i cambiamenti sono davvero molti e i soldi incominceranno anche a entrare. Non vi preoccupate se avete qualche problema passeggero di unioni o collaborazioni, l'aiuto arriverà. Diffidate di personaggi che vogliono portarvi su cattive vie e anche se vi sentite attaccati da tutti i fronti, non abbiate paura. La parola d'ordine per questo 2015? Una vera innovazione è quella di prendere il comando della propria vita senza sentire la voce del proprio ego. Buon anno e buon Natale! Pesci, oroscopo 2015. Il vostro anno passato è stato pieno di insegnamenti, di novità e di scoperte. Il 2015 invece lascia spazio alla maturità, l'approfondimento di queste scoperte che avete fatto. Dovrete tirare un po' i remi in barca, sarà tutto un pochino più lento, non più tutto movimentato come il 2014, ma comunque pieno di novità e di scoperte, soprattutto all'interno di voi stessi. Avete mostrato la vostra serietà, il vostro impegno, il vostro sacrificio in tanti ambienti, soprattutto nell'amicizia e nel rapporto di coppia. Fino a settembre non sarà ancora finita questo periodo di dimostrare agli altri il vostro valore. Infatti, in questo periodo non è che tutto fila troppo liscio. Non sperate di raggiungere subito la vetta all'inizio dell'anno. È un anno abbastanza contraddittorio. Se cercate qualcosa, non la troverete. Per quanto riguarda il denaro in generale, non ci saranno grandi problemi finanziari. Però dovete comunque stare attenti a non spenderlo troppo, se no ci potrebbero essere delle crisi che si fanno sentire, rispettivamente a marzo, luglio, agosto e novembre. Il trigono di Saturno continua ancora fino a settembre e vi aiuta a riprendervi se avete avuto problemi di salute. Dopo cercate di stare un pochino attenti. I guai sono dietro l'angolo e voi non siete abbastanza pronti ad affrontare una qualunque crisi, soprattutto se depressiva. Ma fino a settembre vi sentirete ancora attivi e pieni di voglia di essere liberi e di fare. Da settembre le cose cambiano, ma non per forza in negatività. Bensì, a settembre ci saranno nuove occasioni, ci sarà una rivoluzione totale perché avrete avuto la vostra maturazione e avrete evoluto i vostri sogni, li avrete cambiati, alcuni avranno anche fatto scelte diverse da quelle che si aspettavano, ma tutto quello che inizierà da settembre sarà eccezionale e lo riuscirete a vedere dal 2016. Certo, ci vorrà un po' di tempo, ma i frutti arriveranno. Per quanto riguarda l'affetto, chi ha lasciato il proprio partner può sperare di trovare una persona più seria e più incline alle sue capacità, dato che voi siete molto cambiati in questo periodo e magari non vi rispecchiate più in determinate persone che un tempo vi stavano accanto. Quindi via tutti gli amici che non fanno più il loro vero lavoro di amico e cercate qualcuno di nuovo. La porta potrebbe riservare qualche bella sorpresa. La parola d'ordine per questo 2015? I veri sogni sono infiniti perché non smettono mai di rigenerarsi. Buon anno e buon Natale!